Ho fatto centinaia di seminari su questo argomento, per questo non l'ho spiegato, pensavo che lo sapessi già, anche perché il network marketing ormai si fa in tutto il mondo da tantissimo tempo, per cui diciamo è una cosa abbastanza già nota. Dopodiché è assolutamente evidente che te lo rispiego, non c'è nessun problema. Facciamo il paragone con il business tradizionale. Se io apro un negozio, ok, di qualunque genere merceologico sia, una volta che l'ho aperto va da solo? La gente entra da sola nel negozio? E se la gente non entra nel negozio, il negozio fallisce. Se non vendo i miei prodotti, il negozio fallisce. E per vendere i miei prodotti devo quotidianamente inventare delle strategie, cambiare le vetrine, cercare dei fornitori a livello, individuare la fetta di pubblico alla quale mi devo rivolgere, quindi studiare, no? Impegnarmi. Ecco, il network marketing funziona esattamente allo stesso modo. Esattamente allo stesso modo. Tu pubblicizzi una attività, una società, un prodotto, e ti devi impegnare perché questo prodotto venga venduto, perché se questo prodotto non viene venduto il business fallisce, come i business tradizionali, esattamente allo stesso modo. Qual è la differenza? La differenza è che per aprire un business nel network marketing e svolgendosi l'attività prevalentemente online, gli investimenti sono 100 volte minori di quelli che ci vorrebbero per aprire un business tradizionale. Inoltre, il network marketing stabilisci tu quando farlo. 2 ore al mattino e 1 al pomeriggio? 2 ore la sera? Lo stabilisci tu. Il negozio ha degli orari che devi rispettare. Però bisogna, come dire, essere onesti sulla questione impegno. Lo ripeterò fino allo sfinimento. Quando vi dicono fai con me questo business online che si guadagna senza fare niente, o è una truffa o è illegale. Non esistono i business in cui si guadagna senza fare niente, non esistono. Esistono le attività online per le quali ci si impegna a fare rete, a trovare, a far ampliare il volume d'affari dell'azienda che rappresenti. Perché se tu non fai aumentare il volume d'affari dell'azienda che rappresenti, l'azienda dove li prende i benefit per darteli? Non se li può inventare, non può stampare i soldi per regalarli a te. Quindi tu ti impegni, fai aumentare il volume d'affari di quell'azienda come se fosse tua, per un tempo limitatamente, come dire, breve, perché 5-6 anni per costruire un reddito passivo sono veramente pochi, e poi ti godi i frutti. Se poi ti vuoi continuare a impegnare lo fai, e se no ti rilassi. Tutto qui.